viene la partenza anche per la batteria numero 2 delle tre in programma per questa categoria. Anche per questi atleti le battute conclusive e il loro tempo di riferimento 37,96. Terza batteria. Bene la partenza anche per la batteria numero 4, Bisoli porterà Pozzoni di Pomonti sul percorso. Con quest'ultima batteria andremo a completare in modo definitivo anche l'ordine di partenza delle due semifinali, l'ultimo atto prima della gara conclusiva, quello più importante della finale, che andrà a consacrare il nuovo campione regionale lombardo, categoria juniores, nell'ambito della prova un giro sprint, gara che sta già per avviarsi alla sua conclusione e che possiamo da questo preciso istante dichiarare definitivamente ultimata. Bene, così procediamo con le scelte.